Auto di tutti i tipi e di tutte le epoche hanno pacificamente invaso il centro cittadino di Valperga nella mattinata di mercoledì 7 giugno. Macchine con un pedigree di tutto rispetto che hanno fatto sognare e che lo fanno tuttora. Hanno fatto tappa proprio di fronte alla chiesa parrocchiale, riunite per una fase della tappa numero 3 dell'Autogiro Italia edizione 2023. L'evento nazionale, che coinvolge appassionati delle quattro ruote storiche nel suo procedere da Torino alla volta di Courmayeur, ha scelto Valperga come punto di ritrovo. È stata l'occasione per i partecipanti di una sosta per rinfocillarsi, ma anche per visitare la chiesa e il campanile, aperto per l'occasione. Alfa Romeo, Jaguar, MG, Lancia, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari sono solo alcuni dei marchi delle auto che hanno sfilato sotto gli occhi curiosi dei valperghesi. La manifestazione, partita da Pisa, dopo un totale di 6 tappe, riporterà macchine ed equipaggi sotto la torre pendente, non prima di aver scoperto alcuni dei luoghi più belli del nostro paese, tra i quali appunto anche il Canavese. Un bel modo per far conoscere Valperga e le sue ricchezze fuori dal territorio del Canavese. Le parole del sindaco Walter Sandretto. Grazie alla sinergia con la Proloco e agli assessori Antonella Megnetti e Katia Petri, diversi esercenti commerciali del paese e il parroco di Valperga, abbiamo allestito un momento piacevole che permetterà alla nostra comunità di avere un risalto a livello nazionale.